Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovissimo video. Come vedete qua davanti ci sono non una, non due, ma tre box di Too Good To Go. Non so se si vede, ma sta piovigginando. Ecco, un pochino si vede, ma nonostante la pioggia sono andata a prendere queste tre box perché ho guardato una decina di minuti fa, così per curiosità, e praticamente c'erano rimaste le ultime tre box de del Carrefour. E siccome che le avevo già prese un'altra volta e mi erano piaciute, ho deciso di riprenderle, stavolta a tre. Quindi adesso io le apro insieme a voi. Allora, apro questa qui e poi la vediamo insieme. Ok. Wow, allora c'è ricetta tradizionale base per la pizza alla napoletana e ci stanno due impasti e ok, sì, il bordo alto ci sta e questo scade il 16/07. Che è oggi praticamente. Oggi è il 16 luglio. Non so quando riuscirò a caricarvi questo video, ma sappiate che oggi è il 16 luglio. Comunque, poi ci. Wow! Ci sono due confezioni di Santa Lucia, che è la mozzarella, ovviamente tagliata a dadini per fare la pizza. E questo qui scade anche, tutti e due scadono oggi. Vabbè, però se uno vuole farsi una pizza ci sta. Poi c'è lo yogurt con i cereali al cioccolato, al latte. E questo qui scade oggi. Però vabbè, dai, si mantiene, ci sta. Poi. Wow, tortellini rustici alla carne. Questi qui scadono sempre oggi. Vabbè, ci sta. E poi altri tortellini alla carne che scadono anche questi oggi. Le ultime due cose. Aiuto. Due confezioni di mais Bonduelle. Vediamo se c'è scritto la scadenza. Questi qui scadono il 31 agosto, però se uno si vuole fare una pizza, più o meno gli ingredienti ci stanno. E comunque sono molto soddisfatta perché c'è parecchia roba in questa box. Adesso metto via e apriamo la seconda box. Ok, questa era la prima che abbiamo appena visto e questa è la seconda. Oh mamma mia, ci sono, mi sa, le stesse cose. Allora, c'è la base per la pizza, però ci sono due yogurt, ci sta sempre quelli con i cereali, e una crescenzina, che questa, anche questa scade oggi, poi la mozzarella per la pizza, due di ravioli, tortellini alla carne. E due scatolette di mais e questo. Praticamente c'è uno yogurt in più e invece di due di mozzarella c'è una crescenzina. Sì, e poi il resto è tutto uguale. Vabbè, ragazzi, io adesso apro l'ultima. È inutile che vi sto a rivedere bene o male le stesse cose. Facciamo un po' velocemente. Allora, adesso io apro l'ultima e ci rivediamo qui. Eccomi qui, ragazzi, queste sono le prime due e questa è l'ultima. E anche qui più o meno c'è sempre la stessa cosa. C'è l'impasto della pizza. Però qua ci sono le mozzarelle. Il pacco da tre mozzarelle che scade sempre oggi, va bene. E ci sono solo due di tortellini, fantastico. Questa è stata un po' magra, nel senso che
c'è proprio due cose, scusate. Cioè, c'è la pizza, i due di tortellini, ravioli, tortellini, che cavolo, tortellini e le mozzarelle. Va bene, ragazzi, fa niente, non importa. Però, ecco, mi diverte sempre comprarle perché così è una sorpresa. Come i bambini piccoli mi sento ad aprirle e scoprire che cosa c'è all'interno. Sicuramente tutte queste cose, se non riusciranno la mia famiglia a consumarle perché io non posso, andranno congelate perché comunque è un peccato. Sono molto contenta di aver salvato queste tre box perché vuol dire che meno cibo sarà sprecato e quindi sono molto felice. E niente, ragazzi, scrivetemi qua sotto un commento che cosa ne pensate di queste tre box. E niente, io come sempre vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!